Ciao ragazzi, non so se avete visto il video con Giorgia Lacommare, quello di Tsunami, la cover. Per quella canzone ho utilizzato una particolare tecnica di registrazioni dal vivo con Ableton Live. Praticamente ho usato mettere delle automazioni sul looper, quindi io suonavo praticamente e lui registrava da solo quello che facevo e lo metteva in loop. In pratica, guardate lo schermo. Questo è il looper che lo trovate già di default negli audio effects qui sotto da qualche parte, eccolo, lo piazzate lì dopo i vostri effetti e i vostri suoni eccetera eccetera, e vi basterà cliccare qui, mostra automazione, e inserire questa cosa qui, cioè un stop, vabbè, di partenza. Poi record, quando finisce la frase che dovete registrare mettete in play, quindi alzate la lineetta su play e lui suonerà la cosa che avete suonato voi, quindi la metterà in loop finché voi non gli direte di fermarsi. Ad esempio io poi qui la battuta 28 gli ho detto di stopparsi e quindi ho calato la lineetta su stop e poi quindi ho registrato un altro. Stessa cosa ho fatto con tutti gli altri strumenti. Anche qui vedete c'è il looper che parte quando entra la batteria, si ferma e mette in play, quindi continua a suonare tutto quello che ho registrato finché non gli dico poi di fare un overdub, quindi se mettete la lineetta ancora più sopra lui farà un overdub, quindi suonerà un'altra cosa e registrerà un'altra cosa sopra quel loop che poi metterete di nuovo in play finché non deciderete che si deve stoppare qui, ad esempio come ho fatto io, per poi suonare magari un'altra cosa. Quindi poi vi trovate ad avere questo risultato qui, che è quello che avete visto nella cover. Siamo strade pulite sotto un cielo pantone, campi sintetici, calzini bianchi di cotone. Questo è quanto, praticamente è abbastanza semplice, basta che mettete il looper, create le vostre automazioni durante il progetto e ci andate a suonare sopra. L'unica cosa è che vi dovete ricordare di armare ogni traccia quando suonate, perché altrimenti non registrerà nulla.